Come ho fatto a soli 27 anni a trasferirmi sul grattacielo più alto di Dubai? Compra anche tu il corso Come diventare ricchi partendo da poveri, attenzione, non è una truffa, e scoprilo! Stop! Come andava? Capo, sono 25 euro per l'affitto della stanza. Sì, però la prossima volta si potrebbe avere un poco di aria condizionata, fa troppo caldo. Sono 40 allora. Ma va bene pure senza aria condizionata. Col caldo si ricrea un po'. Dubai. Solo nel mio corso potrai scoprire come raggiungere 10.000 followers su TikTok dopo soli 3 giorni. Fidati di chi già lo ha fatto, come Ciro, Mario e Cettina. Acquista il corso. Scusa Dani, ma tu hai 500 followers. Non hai paura che la gente può pensare, ma se questo sa fare 10.000 followers in 3 giorni, come mai ne ha soli 500? Beh, che c'entra? Non è che, per esempio, un professore di diritto deve per forza essere un avvocato. Sì. Vabbè, sbagliate esempio. E comunque ci sono i nostri testimonial. Ciro è un ragazzo nero, Mario è cinese. Sei un razzista. Cettina è la famosa Ornella Vanoni! Famosa? Allora lo vedi che il corso funziona? Allora, fare i soldi è molto semplice. Mettiamo il caso che tu guadagni 1.000. 500 li metti da parte e ti compri il mio corso. Poi gli altri 500, 250, li metti in un fondo pensione, non li devi proprio toccare, e altri 250 ci paghi le tasse. Dice allora che mi avanza per mangiare. Questa è la cosa bella, perché noi umani abbiamo una cosa che nessun altro ha. L'immaginazione. E allora immagina una bella lasagnina, immagina una bella parmigiana e ti sazi. Sei celiaco? Vedi? Ti ho risparmiato pure un problema. Fermo qui! Questa non è la solita pubblicità che trovi all'inizio dei tuoi video. Questa penna ha venduto milioni di esemplari in tutto il mondo. Vuoi conoscere il suo segreto? Allora scoprilo con me, che sono diventato ultra mega iper miliardario, e compra il mio corso! Stai tranquillo, ne vale la penna! Stop! Ti è piaciuta? Ne vale la penna battuta? Sì. Sono 150 euro. Non è che te li posso dare insieme a quelli dell'altra volta, un'altra volta? Vedi che tieni già 1.500 euro di debiti. Vabbè, ma io basta che vendo un corso e apparo la situazione. Non è che ti interessa. Ci metto gli interessi. Posso tenere almeno la penna. Ogni mia consulenza costa almeno 10.000. Anche mia mamma, che mi chiama solo per chiedermi come stai, mi deve dare metà del suo stipendio. Mamma, è rimasto facendo quei video con gli amici. A proposito, mamma, non è che stasera mi potresti dare altri 5 euro oltre la paghetta? Volevo andare a bere una cosa con una ragazza. Meno male che il posto fisso. Ciao. Riprendiamo.